Conta, perché sono tanti punti in contatto tra PD e 5 Stelle, stava dicendo Scanzi, e Conte anche oggi ha ripetuto da Palazzo Chigi che la lotta all'evasione fiscale, che è sicuramente un tema, diciamo, più di sinistra che di destra, la lotta all'evasione fiscale sarà dura e pura e con il recupero delle tasse evase si abbasseranno le tasse. Ecco, queste sono parole d'ordine di un leader di sinistra, no? Allora, intanto mi riaggancio un attimo a quello che diceva Scanzi sul suicidio di Salvini. È stato veramente un suicidio, perché lui pensava di poter gestire a suo piacimento, no, tutto l'arco costituzionale, ordinando ai parlamentari di alzare le terga e di andare a Roma a lavorare. E infatti noi ci siamo andati a Roma a lavorare. E lo abbiamo mandato a casa perché in una repubblica parlamentare funziona così, quindi è inutile che grida al golpe, al colpo di Stato, perché tutto questo è pienamente costituzionale. Ecco, quindi questo ci tenevo a dirlo. Per quanto riguarda il programma, quello che tiene insieme il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, il LeU e le altre componenti è il programma. Su questo programma, se si riuscisse a fare appunto i punti del programma, io sarei felice perché sono veramente, come dire, capaci di dare risposte alle persone, dal lavoro, l'abbassamento delle tasse sul lavoro, il piano ambientale e Sì, poi l'evasione fiscale. ecco, L'evasione sono tutti fiscale, annunci un po', no, certo, per infatti, ora. ma questo è su 3 anni però, e anche su 3 anni non è subito, non è Ma lei è immediatamente. d'accordo con E chi pensa? sull'evasione fiscale, io penso che sia imperativo fare in modo che appunto la tracciabilità e quindi l'utilizzo della carta di credito venga premiato, perché in tutti i paesi evoluti è così, ovunque in Europa non si usa il contante. Io abbasserei anche la quota di contante che oggi si può, diciamo, no? Consentita. È consentita, perché meno soldi ci sono e più c'è tracciabilità e meno evasione Senta, onorevole fiscale. Ordine, ma lei è d'accordo con chi pensa che Conte potrebbe diventare il nuovo Prodi? Ma adesso non lo so, è difficile immaginarlo. Certo, Conte insomma viene da una stagione molto diversa da quella attuale, quindi lui insomma, era il capo del governo, sia pur diciamo, con non pieni poteri probabilmente, di un assetto molto diverso, no? Con uno dei governi più spostati a destra di Cioè, ma non è di sempre. sinistra, No, Conte. adesso lui però c'ha un programma da portare Va avanti che è di bene. sinistra, che è molto sociale, che pensa al lavoro, che pensa ai giovani e all'ambiente, quindi se si riuscirà a Quindi, fare insomma, lei questo lo se lo sostiene. guadagnerà sul Ecco, terreno. Ecco. telegramma.